A giudicare dai video che animano l'aggiornamento delle pagine di Facebook, i miei amici vanno pazzi per i cuccioli e per gli incidenti stradali. Ci sono giorni in cui la quantità di cani che corrono nel sonno e di macchine disintegrate raggiunge il paradosso. E questo porta ad interrogarsi sulle motivazioni che convincono i miei amici a diffondere certi filmati. Fortunatamente il problema non esiste. Dal fotogramma di presentazione si capisce di cosa si tratta e si può decidere se passare oltre. Se però resta ugualmente la tentazione di vedere i video disgustosi, per capire fin dove si riesce ad arrivare tanto col gattino tenero quanto col tuffatore che si ammazza, allora l'espressione di chi guarda diventa anche più interessante delle immagini che la provocano. In virtù di questo ragionamento, da qualche tempo viene chiesto agli spettatori di Two Girls One Cup di riprendersi mentre il video scorre e due ragazze fanno schifezze inenarrabili. La cosa ha preso piede e centinaia di persone hanno pubblicato la loro reazione più immediata. Davanti a quelle bocche spalancate e all'istintivo allontanarsi dallo schermo, ci si sente superiori e si ha la sensazione che tutto venga esagerato per rendere notevole il contributo. Nel mio caso, l'abitudine a muovermi su un campo pressoché illimitato del desiderio e la confidenza con ogni genere di aberrazione disponibile in rete mi hanno portato a sottovalutare l'esperienza e ad arrivare al cospetto delle due sporcaccione con l'aria di chi aveva già visto tutto. Ecco, mi sbagliavo. Il video è davvero tremendo e qui non lo metto perché ora non lo voglio vedere mai più. Ho pensato però di chiedere ad altri di descriverlo, a beneficio di chi non sa neppure immaginare un filmato così allucinante. Lui è Mixo, artista completo che lavora in radio, televisione e poi dipinge pure. Beh, io da ragazzino sono impazzito per la filosofia del boudoir del Divino Marchese, dunque penso di essere veramente pronto a tutto. Beh, meglio, serve uno pronto a tutto per descrivere quel video. C'è anche la musica? Sì, vabbè, una ragazza di colore, indiana, non si capisce l'altra che... Jesus Christ! E... no, una roba veramente... not my cup of tea, come si dice. Madre de Dios! Ah, che schifo! No! Sì, sono robe fisiologiche, mi rendo conto... No! Sì, si baciano anche... cioè, il Marchese del Sade era veramente un principiante. Ma io ti denuncio, ti metto l'avvocato, come fai a vedere questa roba qui? Ma è una cosa imbarazzante. Adesso vomita, non dove no, si va bene. Penso che questa sera osserverò del digiuno. Finito? Bello. Molto bello. Veramente il Marchese del Sade era un principiante in confronto. Ecco, Mixo non è riuscito a raccontare niente. Adesso ne cerco un altro e poi vi faccio sapere.